penso veramente che sia un modo sbagliato questo, perché questa è una sede istituzionale. Io capisco che è pubblico, ma io sono qua a lavorare. Voi vi state approfittando del fatto che io stamattina sono venuta a lavorare. Approfittarvi del fatto che io stamattina sono venuto in consiglio. Ma si è letto il giornale fino adesso? Ma io non voglio parlare. Non è che non posso, non è che io non voglio parlare. E non a voi in questo momento. Mi ha detto Giorgio che siete stati a Villa d'Este? Sì, siamo andati a Villa d'Este, che c'era anche Giorgio Pozzi e tutto. Sì, siamo stati bene, tranquillo. Sono matti comunque. Cioè? Sono matti, dai. Giorgio Pozzi è matto come un cavallo. Eh sì? Sì, mamma mia. Perché? Ma perché sì, perché è matto. Però fa ridere, è simpatico, ma è matto. C'aveva lì una rumena, c'aveva. Aveva una rumena? Ti giuro. Ma presentabile o no? Fighissima. Eh? Fighissima. Ah, allora. Sì, sì. E tra l'altro molto amica della Flo, pensa a te. Pensa un po'. Sì. Ma quale Flo? Hai visto che ha fatto quelle 10 pagine con Roncucci? Sì, sì. Che vergogna. Mamma mia, non si può, non si può. Vabbè. Senti, amore, dove sei tu, a Rimini o a Milano? No, io sono a Milano, sono. A Milano. Sì. Io purtroppo sto partendo per Roma. Lo so, quindi, perché domani sei... Sono con i senatori, eccetera. Ma quando parti? A che ora parti? Parto adesso. Sì? Sì. E poi c'ho questo braccio che mi fa ancora male, non riesco nemmeno a tenere in mano la cornetta del telefono. Pensa. Ma ancora? Ancora. Non si riesce a capire che cos'è. Allora, mamma mia. Preparati a vedermi con un braccio solo. Ma ecco, è subito esagerato, subito. Ma senti, ma lo sai che l'altro giorno è venuto da me in consiglio Giuliante a parlarmi della storia della Ruby? E Giuliante chi è? Giuliante è l'avvocato del PDL, nonché l'avvocato di Lele, no? Sono 90-100 miliardi i soldi che lo Stato deve ai fornitori, ci siamo attivati in Parlamento europeo con i nostri deputati europei per varare una direttiva che imponga alle imprese di tutta Europa di pagare i fornitori in 30 giorni, con un'eccezione per arrivare a un massimo di 60. Il punto è capire quali sono le ragioni della crisi, perché si è aggravata rispetto al passato. Parla a vuoto, che fa? Lottano bene. No che siamo male. Ma non a voi in questo momento. Vera crisi, no, non è finita. Che è finita? È così, devo tirare avanti. No? Ma male? Ma male, male, vedi? Orario di punta, ma gente non ce n'è. Zero. E non a voi in questo momento! Questo va contro il Parlamento, quindi Senato e Camera, e contro il Governo, perché li riteniamo ormai responsabili e anche colpevoli o una commistione ad una crisi che sta facendo troppi morti. Questa è una strage silenziosa, vi è in corso una guerra dove imprenditori, soprattutto veneti, soprattutto del Nord Est, si stanno ammazzando per un principio di dignità. Non chiedono aiuto, si sentono persone distrutte, finite, fallite, perché non hanno più un'azienda che lavora, non riescono più a pagare gli stipendi dei propri dipendenti, non hanno più un lavoro. E non a voi in questo momento! Dobbiamo cambiare i personaggi tanto per cominciare. E poi forse la crisi finirà, forse. E non a voi in questo momento! Stanno trattando la vicenda della decadenza del leader del centrodestra italiano come se fosse la finale di Coppa del Mondo, come se dovessero alzare una macabra coppa. Tutto ciò davvero ci pare insopportabile e inaccettabile. Assassini! Assassini! Come potete dormire con il sangue sulle vostre buste paghe, usurai? Come potete riuscire a guardare i vostri figli sapendo che imprenditori si uccidono grazie a Equitalia?
Ma non a voi in questo momento. Un altro imprenditore si è suicidato l'altro giorno, va bene, per pagare le bollette che mandano questi, cioè, a tassi altissimi, si parla del 65%, il 70%, questi sono strozzini legalizzati dallo Stato italiano, basta che Equitalia vada fuori dal Veneto. Ciao, allora ti chiamo in questi giorni e poi ci vediamo alla fine della settimana, qualcosa del genere, se sei ancora raggiungibile. Va bene, ciao, un amore. Bacio grande, ciao, grazie, ciao amore, ciao, 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 ciao. La partita è finita, game over. La vedo male, molto male.